Secondo round delle ITU World Triathlon Series in Australia, nella Gold Coast. In questo fantastico scenario le atlete si danno battaglia sia per la vittoria nelle WTS, sia per guadagnare l'accesso alle Olimpiadi di Rio. Parte la frazione nuoto con 64 triatlete impegnate, tra cui l'azzurra Charlotte Bonin e Anna Maria Mazzetti, quest'ultima non al meglio delle condizioni fisiche. Come ormai ogni tappa delle World Triathlon Series, la specialista del nuoto, la spagnola Caroline Routier, esce dall'acqua al comando, seguita comunque da vicino dal plotone delle inseguitrici, con l'americana Kirsten Casper e la neozelandese Nikki Samuels subito dietro. La pattuglia americana stavolta può contare sulla campionessa in carica Gwen Jorgensen in cerca della 13ª vittoria consecutiva nelle WTS. La Routier è comunque davanti, mentre dietro la Samuels, assieme alle inglesi Jodie Stimpson e Helen Jenkins, si danno battaglia. Gli inglesi sono in lotta per l'ultimo posto britannico disponibile per le Olimpiadi assieme a Vicky Holland e Non Stanford. La Jenkins nel tratto in bici si porta l'attacco, seguita da Emma Moffat, che sente aria di casa e vuole qualificarsi per la sua terza Olimpiade. Si forma un gruppo di testa composto dalla Jenkins, Andrea Hewitt e dall'atleta di Bermuda Flora Duffy, solitamente molto a proprio agio nella frazione su due ruote. Il gruppo di inseguitrici perde circa un minuto e mezzo sotto i colpi del ritmo delle tre battistrada. La Jenkins, la Hewitt e la Duffy arrivano al secondo cambio. Si accingono ad affrontare la ultima frazione di corsa. Flora Duffy indossa le scarpe e si lancia verso il tracciato, sempre assieme alle altre due compagne di fuga. Gwen Jorgensen però non ne vuole sapere di vedere sfumare la 13ª vittoria consecutiva. Ben presto esce dal gruppetto delle inseguitrici e si porta decisamente all'attacco del trio di testa, guadagnando secondi giro dopo giro sullo splendido tracciato della Gold Coast Highway. La Jenkins intanto ha distanziato la Hewitt e la Duffy, che non riescono a reggere il suo ritmo. Nel mentre Gwen Jorgensen si fa ancora sotto, tentando il tutto per tutto, raggiungendo la Hewitt e la Duffy, provando un'ultima disperata rincorsa alla Jenkins. La britannica però ha un vantaggio incolmabile e, salutando la folla sul traguardo, si aggiudica questa seconda tappa delle World Triathlon Series, la sua prima vittoria da San Diego 2012, vittoria che le spalanca le porte per Rio 2016. Lo sprint per il secondo posto vede prevalere la Jorgensen, che batte in volata la Hewitt, mentre Flora Duffy si classifica al quarto posto. Dopo l'ottimo nono posto di Abu Dhabi, la nostra Anna Maria Mazzetti è stata costretta al ritiro per i postumi di una forte febbre che l'ha colpita poco prima della gara, mentre la migliore delle nostre è stata Charlotte Bonin, classificatasi 24esima. Un buon piazzamento dopo una stagione costellata da infortuni, che le offre comunque punti utili per l'obiettivo qualificazione olimpica. Il podio finale è Helen Jenkins, Gwen Jorgensen e Andrea Hewitt. Sentiamo la Jenkins. Penso che la differenza l'abbia fatto il percorso in bici. È stato un percorso molto tecnico. Io e Flora e Andrea abbiamo dato tutto per avere il vantaggio sul resto del gruppo. Una volta iniziata la frazione di corsa, ho solo pensato ad andare più veloce che potevo. Con Gwen Jorgensen dietro in rimonda, non sai mai come può finire.